Tutti benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci daremo un po' al fai da te. In pratica, tra poco sarà il compleanno di mio figlio Vincenzo e devo organizzare delle piccole confettate, anche se non ci sono i confetti, ci sono le caramelle per mio figlio Vincenzo. Allora, io ho preso già il necessario, caramelle Bonelle, perché queste sono senza glutine, quindi andiamo su sicuro. Presi tempo fa le bustine per mettere le caramelline, ho preso un po' di gommine come pensierini e niente, adesso vi faccio un po' vedere che cosa combinerò. Mi raccomando, se vi piacciono i miei video iscrivetevi sotto, c'è la casellina iscriviti al canale, datemi un mi piace, ciao ciao, baci! Allora, per cominciare io ho preso un cartoncino giallo grande, perché dato che il tema saranno gli smile, ho preso un cartoncino giallo grande e ho tagliato delle piccole fascettine, 7 cm per 2. Qui con la foratrice comprata dai cinesi, 1,50 euro, ho fatto un buchino, che è questo qua. E poi ci andremo a scrivere Vincenzo. Ho usato anche questo pennarello che ha doppia punta. Dalla parte più larga scriverò Vincenzo e poi con l'altra punta ho pensato di fare uno smile, perché finisce con la O e quindi facciamo un bello smile sorridente. Con il rosso ci facciamo la linguaccia e quindi questo è il cartellino che andrà su sui pacchettini. Allora, io per portarmi avanti già mi sono data da fare, come potete vedere, e quindi ne ho fatti un bel po'. Allora, questi, ok, adesso andiamo un po' a confezionare il tutto. Allora, questi sacchettini, io li presi da AliExpress. Se guardate un po' di miei video sicuramente c'è lo spacchettamento. Questi sono molto carini perché hanno la bocca, la forma della bocca, quindi qualsiasi cosa andrò a mettere sembrerà che questo pupazzetto se la sta mangiando. Allora, io ho pensato di mettere, magari no, vi faccio vedere solo come preparo una. Ho pensato di mettere due caramelle e due gommine. Allora, vediamo un po', ma mi sembra un po' piccoletta questa busta, me la forse è meglio metterla nell'altro verso, così sembra che se la sta mangiando. Due caramelle e due gommine a caso. Vediamo cosa è capitato. Una faccia arrabbiata e una faccia sorridente. Qui non ci possiamo sbagliare. Magari queste le mettiamo qui. Mettiamo una avanti e una dietro. Magari questa è sorridente, la mettiamo qua. E questa è un po' arrabbiata dietro. Allora, qui togliamo la striscetta in modo che questa diventa adesiva. Adesso la chiudo. Ok, guardate che carino. Poi sempre con la foratrice, che ormai ci ho preso gusto a fare buchi, allora ci vado a fare un foro qua, spero di non fare qualche pasticcio. Ok, perché sulla plastica non avevo ancora provato, infatti non è venuto un granché. Vabbè, comunque ce la facciamo ugualmente. Poi prendiamo un pezzo di nastro, quanto sarà questo? Un 40 cm più o meno. Adesso ci faccio una punta, scusate se a volte se ne va, diciamo, la messa a fuoco, però dato che mi sposto con l'inquadratura ho notato che si sballa la messa a fuoco. Ok, allora ci mettiamo questo, un tagliandino con il nome e ci facciamo un bel fiocchetto, ma sta al centro, sì. Allora, sembra che è molto, molto carina questa idea che ho avuto. Del resto io so sempre
Me ne viene in mente una ogni 5 minuti. Ok, non voglio fare troppo stretto il nodo, anzi, altrimenti si può rompere. Adesso arricciamo un po' e via. Allora, questo ci resta perché naturalmente da qual è il dritto qua non si capisce. Ok, e quindi questo sarà il pensierino. Adesso confeziono gli altri e vi faccio vedere, diciamo, al risultato finito. Allora, io ho finito di impacchettare e ho riempito una scatola di scarpe. In pratica ne ho fatti 24 e vabbè, questi che ho messo su sono quelli che ho fatto per le maestre, dove ci ho messo una sola caramella perché le caramelle fanno ingrassare. Non voglio essere responsabile dei chili che metteranno. E una penna. Questa l'ho fatta vedere sempre negli altri video di AliExpress. E niente, spero di avervi dato una piccola idea per questi regalini. Ho detto mio figlio fa la prima elementare, quindi per non dare le solite caramelle così che mangiano e non gli rimane nulla, ho pensato di fare questi piccoli sacchettini con, ok, le caramelle, però anche due gommine come ricordo. Beh, vi saluto, ciao ciao!